Buon pomeriggio ragazzi, rieccomi con un nuovo vlog. Oggi vi faccio una brevissima introduzione del video di alcune clip in realtà che ho girato qualche giorno fa della casa nuova. Vi faccio vedere lo stato attuale, ovviamente è abbastanza disordinata, è abbastanza comunque messa un po' così per il semplice motivo che non ancora ce la consegnano, dato che devono fare ancora alcuni lavoretti come mettere i lampadari, come installare alcune cose in bagno, alcune cose in lavanderia, quindi ci vuole ancora un pochettino di tempo, però voglio farvi vedere, come vi dicevo, lo stato attuale della casa per poi fare una sorta di makeover della casa come diventerà. Ovviamente ci tengo a ribadire il concetto che è sempre una casa in affitto, quindi grandi modifiche non potrò apportarle, però ovviamente cercherò sempre tramite elementi decorativi, secondo il mio e il gusto del mio ragazzo, di metterli all'interno della casa per renderla un attimino più nostra. E niente, ragazzi, io non mi dilungo ancora. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti della mia nuova casa. Fatemi sapere se vi piace di più questa dove siamo stati per un anno e mezzo, quasi due, e fatemi sapere voi. Vi dico soltanto che io non ero molto convinta, per il semplice motivo che mi sono affezionata tantissimo a questa, però anche quella secondo me ha dei lati molto positivi, tra cui ad esempio anche la cucina che hanno installato nell'altra abitazione, perché è molto molto più ricca in un certo senso di mobilio, a differenza di qui che comunque era una cucina in un certo senso riciclata perché era di un appartamento vecchio, quindi quello è stato il principale motivo del trasferimento per me. Invece, per il mio ragazzo, la cosa che le ha colpito principalmente era il discorso del balcone, che nelle clip vedrete, perché il balcone è ampio pressoché quanto questo, forse un pochettino più grande, un pochettino più lungo, però ovviamente abbiamo maggiore privacy perché qui, essendo un piano terra, la casa, cioè il balcone, dava proprio sugli altri palazzini, invece lì no, abbiamo tutta una bellissima vista. Quindi, come ogni cosa, quella casa, come questa, ha dei lati positivi, ma anche alcuni negativi, come ad esempio la mancanza di un'altra stanza, quale lo studio. Però vi dirò, non mi crea tanti problemi per il semplice motivo che comunque questo studio, barra, come ho sempre detto io, camera degli ospiti, barra cabina armadio, è stata utilizzata veramente veramente poco. Cioè, basti pensare che questo letto alle mie spalle è stato utilizzato se no 2 o 3 volte, quindi non era una nostra priorità, anzi, e invece una cosa che ci piace tantissimo dell'altra casa è il discorso che ha uno stanzino adibito a lavanderia, ma che comunque è abbastanza spazioso da farlo diventare anche una sorta di sgabuzzino. E noi purtroppo, avendo diverse cose, come ad esempio le valigie, oppure anche soltanto prodotti per la pulizia della casa, che non sapevamo dove mettere effettivamente, ce l'avamo ridotti a mettere all'interno degli armadi, togliendo spazio ai vestiti. Invece lì questo discorso non verrà più fatto. Difatti ho un po' di progetti in testa su come organizzare il tutto, che poi ovviamente vi farò vedere. E niente, non mi dilungo, ho fatto già 4 minuti di introduzione. Vi ripeto, vi lascio al video, fatemi sapere cosa ne pensate della casa nuova. Io già vi saluto, vi mando un grosso bacio al prossimo video. Ciao! Allora ragazze, eccomi qui con l'home tour di casa nuova. Questo è l'ingresso della mia nuova casa, dove come vedete c'è un piccolo spazio che posso in un certo senso sfruttare al meglio. Dopodiché il tutto si apre su un open space con cucina, rigorosamente IKEA, che io stra amo. E poi il tutto si compone da una zona soggiorno, quindi vedete il tavolo,
quelle quattro sedie, così come il divano e alcune decorazioni che già erano presenti all'interno della casa, ma i mobili al momento sono sparsi. Difatti, vedete, c'è ancora la televisione incartata, insomma è ancora un work in progress, ma faccio questo video proprio per rendermi conto poi anche del cambiamento una volta entrati all'interno dell'abitazione. Dopodiché passiamo alla zona notte. Qui abbiamo una porta scorrevole e come vedete c'è un piccolissimo disimpegno. Alla mia sinistra troviamo la zona lavanderia, che è diciamo un extra rispetto a ciò che avevo nella casa precedente. Come vedete è un magazzino al momento, perché ci sono la maggior parte delle cose che vanno ancora sistemate e montate. Dopodiché passiamo al bagno, che è molto molto più grande rispetto a quello precedente ed è disposto completamente in maniera differente. Qui vedete che hanno già montato lo specchio, è un di più di questa mattina. E il bagno all'inizio non mi è in un certo senso piaciuto per i colori, per la scelta anzi delle piastrelle, però secondo me poi fino alla fine verrà bene. E qui vi faccio vedere che ogni stanza ha delle porte finestra che affacciano sul balcone, sull'esterno. E infine vi faccio vedere la camera da letto, che è secondo me la stanza un po' più incasinata, perché comunque ci sono diverse cose appoggiate lì. Come vedete c'è ancora il materasso tutto incartato, insomma è ancora anche qui in fase di allestimento. Vi faccio vedere anche che abbiamo iniziato a portare un po' di cartoni di roba che avevamo a casa vecchia. Così come negli armadi abbiamo messo tutta la roba che comunque nella casa vecchia al momento non era utile, e così ci siamo portati avanti un attimino con il trasloco. Infine ragazze, vi mostro la chicca di questa casa, ossia questo enorme balcone che a mio avviso potrà diventare veramente una bellissima zona di relax.